Questo sport veramente ti logora il cervello. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Francesco Liucci e sono un giovane professionista di tennis. Finalmente adesso sta... Anzi, partiamo da prima. Voglio scusarmi con il video precedente della settimana scorsa, perché tutte le clip sono un po' andate a farsi fottere, non ne ho idea del perché, non so se si sia rotta la scheda SD o non so cosa sia successo. Sta di fatto che ho perso tutti i file. Quindi il primo torneo ITF 15.000 è andato a puttane. Quindi iniziamo questo nuovo video con un nuovo torneo diverso, particolare, on the road e all'avventura. In un posto davvero carino, secondo me. Ho visto alcune foto. Ma adesso partiamo con il viaggio perché il viaggio è davvero molto lungo e dobbiamo fare tante pause soprattutto stasera. Purtroppo non abbiamo documentato il nostro posto dove siamo arrivati. Diciamo che è abbastanza carino, devo dire. E era troppo tardi, era buio e per circa 40 minuti ho fatto una strada dove non c'era proprio vita. Arrivato in questo lago grazie a Park4Night, un'applicazione che usiamo un po' tutti noi, e c'erano 4-5 punti vicino a questo lago, davvero carini, però erano poco condivisi. C'erano poche recensioni e quindi ho detto vabbè, magari ci sarà giusto qualche persona che condivide questi posti un po' spersi nel nulla. Arrivo ieri sera e c'erano 4-5 piazzali, scusatemi, piazzali con all'interno 8-10 macchine o furgoni o camper, e non c'era posto in tutti quanti gli spiazzi. Quindi sono stati, oddio, in tutti quanti i posti, facciamo prima. E quindi sono stato lì per 20 minuti a fare avanti e dietro per cercare di capire un attimo qual era il punto migliore, sia per quanto riguarda la sicurezza, comunque vicino alla strada, oppure magari mettersi un po' più vicino al lago. Ovviamente io non vedevo il nostro giardino, chiamiamolo così, va? Non vedevo il lago, quindi adesso vi faccio vedere. Bene, direi che come giardino di casa non è affatto male la vista. Oddio, c'è anche una paperella. Non so cosa sia. Ma stupendo. E nulla, quindi questi posti tipo Braies, il lago di Braies, non so se lo conosci, ma penso di sì perché è famosissimo. Dove c'è un lago in mezzo alle montagne, tutto questo verde. Un'acqua così cristallina, davvero tanta roba. Non pensavo di aver beccato questo posto così, veramente è stupendo. Eccoci qui, ragazzi. Siamo appena arrivati in Austria e sono strafelice anche perché è la prima volta che Hermes va al di fuori dell'Italia. Devo dire che è stato un po' complicato poter entrare, in realtà mi aspettavo un po' come la Slovenia, credo, o la Croazia, non ricordo bene, che c'era almeno un casello, una sottospecie di casello dove quando superi il confine ti fanno dei controlli, diciamo, e invece qui totalmente zero. Mi sono fermato ad una specie di autogrill
per comprare la vignetta, che poi vedrete da incollare sul vetro della macchina, e si paga all'incirca o 10 euro per 10 giorni o 30 euro per tutto l'anno per quanto riguarda tutte le autostrade dell'Austria. A differenza del mio viaggio Massa-Tarvisio, che con il Televass ho pagato soli 40 euro, già più di tutto l'anno dell'Austria. L'Australia la lasciamo a casa. Che altro? Adesso ci manca all'incirca un'ora per arrivare al circolo, cerchiamo un attimo di capire qual è la situazione. Firmiamo, ci alleniamo un po', cerchiamo di fare anche due sedute o una un po' più lunga. E poi ci sistemiamo. Eccoci qui, siamo appena arrivati nel nostro posto dove dormiremo e ceneremo questa sera. È un posto stupendo, totalmente immerso nel verde. E adesso sono andato a fare giusto due passi per vedere, perché ho sentito un po' di cavalli e fanno impazzire a me. Allora, comunque, giornata di oggi svolta nel solito modo, ovvero c'è anche un po' di vento, quindi stiamo testando anche un po' il microfono della GoPro. Giornata di oggi, classica firma, classico allenamento, ho giocato un po' di più, un'oretta e mezza all'incirca, e nulla, poi stretching, doccia, e adesso poi sono passato dal supermercato, come vi ho fatto vedere, ma sono tutti chiusi. Diciamo che alle 18 tutta questa città o nazione si chiude, quindi dalle 18 non c'è più nulla. Comunque, stupendo, guardate lì. Ora non so se si riesce a vedere, ma ci sono tutti i cavalli. Ok, molto velocemente adesso voglio andare a spiegarvi un po' come sto facendo per cucinare in maniera molto breve, poi magari su un altro canale che stiamo per aprire andremo ad approfondire meglio questo argomento. Allora, al momento ho messo a fare un semplice risotto ai quattro formaggi. Diciamo che questa qui è la mia postazione per cucinare, con un fornello che poi si chiude, e poi qui ci sono tante altre cose insieme al sopra, al come, al quando. Tutte queste cose fatemelo sapere magari qui sotto nei commenti, perché se ne può parlare in un prossimo video o su un canale a parte che stiamo creando. Poi ve ne parlerò più in là e vi spiegherò anche il perché. Comunque, per quanto riguarda questa cena, stiamo facendo questa cena al volo. Penso faremo anche un po' di insalata, anzi prima un po' di insalata con un po' di Philadelphia e poi risotto. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi è il giorno del match. Stiamo andando in questo momento al circolo, cambiamo anche la marcia. Stiamo andando in questo momento al circolo, abbiamo fatto un po' le cose di corsa questa mattina. Siamo svegliati un po' tardi, alle 7:15. E abbiamo il campo alle 8 per fare warm up di circa 20-30 minuti, e poi noi giochiamo il secondo match a seguire dalle 9, quindi un match prima di noi ci sarà una partita a seguire. Quando finirà quella partita entreremo noi, sperando di poter posizionare la GoPro in modo tale da potervi portare anche a voi all'interno di questo torneo.
Nulla, mi sbrigo dato che mancano 20 minuti alle 8 e bisogna andare. All'ombra a fare un po' di stretching e così magari parliamo un po' della partita. Non è facile, non è affatto facile. Faccio sempre gli stessi errori e di continuo. Questo sport veramente ti logora il cervello. Siamo appena entrati in macchina, sono fermo e abbiamo appena fatto la doccia. E ho fatto un po' tutte le cose di corsa perché volevo rientrare a casa e sono un po' dispiaciuto onestamente da questa prestazione, da questo momento un po' particolare. E oggi fisicamente devo dire che sono stato molto meglio, ma anche a livello mentale, a livello di voglia, a livello di voglia di lottare, di rimanere nella partita, e queste sono le due cose di cui voglio veramente prendere e tenere strette. Non è facile, soprattutto per me, fare questi video, soprattutto in un periodo particolare,
dove purtroppo alcune cose non vanno nel modo giusto e soprattutto per quanto riguarda l'obiettivo del canale e del mio progetto. Però alla fine ci tengo, cioè fare queste cose a me su questo canale mi sta aiutando tanto, mi aiuta tanto parlare con voi, parlare con... È una cosa che mi piace fare, quindi alla fine non mi pesa, non mi pesa neanche farlo in questo momento dove tante cose non vanno. Però questo, purtroppo sono in periodi particolari che soprattutto io personalmente soffro un po' di più, però vanno superati. Credo, sono di quest'idea, bisogna uscirne, sono anche dell'idea che bisogna uscirne da soli. Purtroppo sono fatto così, con questo carattere, ovvero che devo uscirne da solo. Non mi piace, non dico non essere aiutato, ma ho poca fiducia in tante persone e questa cosa è una cosa che devo risolvere il prima possibile, ne sono assolutamente consapevole. Che altro dire? Poi direi che possiamo iniziare, innanzitutto partire, così facciamo benzina, ci prepariamo un po' per il tutto perché poi ci aspetta un lungo viaggio. Scusatemi se sono un po' così, un po' triste, ma...